Cioè i bancari in piazza, abbiamo anche lanciato i nostri messaggi al 3886 70 80 90, diretta al capital.it, e abbiamo postato la notizia anche su Facebook. Ci scrive Mirko da Bologna: un benvenuto dal pianeta Terra ai bancari che domani atterrano tra gli umani, proprio volendo sottolineare la particolarità di questa protesta. Lo so, io penso che siano tra gli umani già da tempo, perché sappiamo che le ristrutturazioni, gli esuberi, tanti modi più o meno eleganti o ineleganti per dire che ci sono persone che restano a casa, sono in atto da tempo, e penso che magari anche tra i nostri ascoltatori sono magari tante persone che o hanno direttamente perso il proprio lavoro, hanno visto magari il collega d'ufficio, quello che è di fianco a sé, insomma, dire ciao, arrivederci, addio, e quindi penso che la situazione dei bancari già da tempo, per quanto poi da tanto tempo si dice i loro contratti sono molto favorevoli eccetera, ma questo a questo punto ora non importa. Allora, Antonio Iovan ha parlato con Lando Maria Sileoni, segretario del sindacato che raccoglie un terzo dei 330.000 lavoratori bancari, la protesta appunto di domani contro la disdetta anticipata del contratto nazionale decisa dall'Associazione delle Banche Italiane. Le banche ci hanno posto un ricatto in termini politici: o rinnovare il contratto prima dell'attuale scadenza alle loro condizioni, oppure rimanere senza contratto. E rimanere senza contratto significa che qualche gruppo bancario magari avrebbe l'intenzione o avrà l'intenzione di scimmiottare un po' quello che ha fatto Marchionne in Fiat, perché all'interno di ABI, insomma, sono diverse le banche che vorrebbero farsi un loro contratto aziendale di gruppo, e significa peggiorare le condizioni economiche e normative base di ogni lavoratore. La replica da parte dell'Associazione Bancaria Italiana è che le banche non sono più redditizie e che il sistema non tiene. Ma guardi, il sistema non tiene per diversi motivi. Il primo, perché la gestione delle banche è inadeguata, cioè il paradosso è che chi sta distruggendo il settore bancario poi si candida per rilanciarlo. E poi c'è il problema delle sofferenze bancarie, circa 140 miliardi di euro, che non tutte sono figlie della crisi, moltissime di questo importo sono figlie di una cattiva qualità del credito erogato sui territori, sempre ai soliti noti e gli amici degli amici. Insomma, deve cambiare il modello di fare banca. Però questi sono i dirigenti, e con questi dirigenti dovete fare i conti voi. Noi sappiamo benissimo che è un momento di crisi, ma ci aspettavamo di metterci intorno a un tavolo per costruire un prossimo futuro insieme. Invece, come al solito, hanno pensato bene dal loro punto di vista di metterci di fronte ad una disdetta. Questa è un'arma di pressione in più che hanno per fare un contratto alle loro condizioni. Se non otterrete risposte da questo sciopero, cosa farete? Guardi, andiamo avanti anche con mezzi non convenzionali. Se in 10.000 andiamo sotto la sede della Borsa a Milano, avremo molto probabilmente un'attenzione mediatica migliore, no? Se dovessimo in qualche modo spiegare nei dettagli come nascono le sofferenze e come vengono gestiti i bilanci delle banche, avremo un certo tipo di riscontro, è un'arma di pressione. Così Lando Maria Sileoni, segretario della Fabica, questo sindacato che raccoglie un terzo dei 330.000 lavoratori bancari. Mi sembra che le intenzioni siano molto forti come protesta. Ovviamente sullo sciopero dei bancari al 3886 70 80 90 si scatena la solita guerra dei poveri, no? Sì. Benvenuti, come dicevi tu prima, sulla terra. Quello dei bancari, scrive ancora Augusto, era uno stipendio drogato, 17 mensilità, tornare con i piedi per terra è difficile per tutti. Allora, è il classico discorso che si fa anche con gli statali che non perdono il posto di lavoro, però magari in questi anni, come ha certificato ieri anche la Corte dei Conti e l'Istat in audizione in Senato, hanno fatto risparmiare allo Stato più di 6 miliardi di euro. Il discorso è questo: perché scatenare una guerra dei poveri quando tu, caro lavoratore privato che lavori in un'azienda, perdi il posto di lavoro, magari anche perché lo stipendio dello statale o del bancario non viene aumentato oppure viene diminuito e non compra, certo, quella merce che tu dovresti produrre e non produci più e rimani a casa. La guerra dei poveri non conviene assolutamente a nessuno. Mi sembra talmente... Si è arrabbiato, c'è polverato. No, ma è una protesta, è una protesta di categoria. 3886 70 80 90, diretta al capital.it, dato uno sguardo anche alla nostra pagina Facebook.